Eccomi qua, allora sono in live streaming ancora a Napoli, per il momento ancora in questa città. Mi trovo a Via Scarlatti, una delle arterie principali del Vomero, che comunque è ecco, un'arteria, una strada piena di negozi, piena di diciamo attrazione, ecco, grandi magazzini, pizzerie, eccetera. Il 31 gennaio del 2024 io dimostro di stare sul pezzo, anche se un po' in ritardo rispetto all'episodio, perché devo pensare anche alla mia vita. Però guardate che riprese live che faccio, come un inviato speciale, come quelli che una volta faceva la vita in diretta alla Rai per l'Italia che conta. Spero che il mio bagaglio nel frattempo non sparisca, mi allontano un attimo per fare una ripresa. Questo è un gazebo che la notte scorsa ha preso fuoco. Adesso, sperando che non mi freghino i bagagli mentre faccio le riprese, perché sarebbe la conferma di questo tugurio, scusatemi il linguaggio colorito, questo è un tugurio a cielo aperto, questo qua che io vivo, perché purtroppo magari qualcuno dirà che è stato un fulmine a ciel sereno che ha causato questo. Io ho i miei dubbi, penso che sia un qualcosa, non si sa, di origine dolosa o non so. Io ritengo che questo sia il risultato di quel che annunciavo nei miei post passati. Faccio bene se me ne vado, perché sinceramente questi episodi fanno passare la voglia alle persone di viverci in questa città. Poi non so come è capitato, ma di certo non è combustione naturale, qui non è sceso l'arcangelo Gabriele e ha fatto questo. Io credo che è un episodio inspiegabile, come sempre, però io sono Angelo Grande. Vedete, poi le mie polemiche le creo perché ne ho tutte le ragioni. In una città dove si verifica questo, poi può darsi che è stato un alieno, lo Star Trek di turno che ha sbagliato il laser, e quindi si vanno poi a lamentare della persona che ti canta col microfono. E sulla stessa strada ci sono un sacco di persone che fanno ancora gli ambulanti senza rilasciare scontrini. Io me ne sto andando da Napoli, poi farò il video da dove vado e mi rivolgerò al primo comune che incontro, dove mi fermerò per avere assistenza, perché non so questo come si sia verificato. Io ho paura di lasciare i miei bagagli qui, perché ho le mie cose, faccio vedere velocemente, ho le mie cose qui. Ho timore, sinceramente, perché avrei voluto giocarmi le mie carte creandomi una... delle possibilità lavorative, forse ho sbagliato. Io vorrei tanto tornare indietro nel tempo e dall'utero chiedere a mia madre di partorirmi in un'altra città, ma non è possibile tornare indietro di 45 anni e chiedere a mia madre, invece di farmi nascere a Napoli, di farmi nascere in un'altra città. Io sono ben convinto di quello che dico. Io sono più che convinto di quello che dico. Poi mi potrà venire un ministro e mi virerà a dire: tu non devi dire queste cose, come rinneghi la tua città, le tue origini. Sì, perché qui io non voglio, ecco, il destino delle persone, metaforicamente parlando, è rimanere carbonizzati nel virtuale della vita. Poi questo non so come si è verificato, questo è praticamente un incendio, non si sa se è di origine dolosa o così. Vabbè, io sono Angelo Grande, ovviamente se il sindaco di Napoli vuole venirmi a rimproverare, ma penso che poi alla fine riusciremo ad arrivare ad unirci sulla stessa lunghezza di onde che ascoltavo la radio prima. Quindi mi farebbe piacere parlare col dottor Manfredi, perché
però me ne sto andando da Napoli perché alla fine le persone come me, oltre che venire private del terreno da sotto i piedi per cantare, gli abusi, gli insulti, l'umiliazione pubblica, si vedono anche un attimino neanche sì, demoralizzare, perché poi alla fine io le mie carte le vado a dare a qualcuno che magari mi prende in considerazione, va bene. Poi comunque sto ultimando, spero di avere aggiornamenti a breve per quanto riguarda il mio tesseramento di partito, che ovviamente avrà valore in tutta Italia. Poi non, forse a Napoli questo non so, perché io a vedere determinate cose provo rammarico, perché poi confermano le mie teorie, le mie parole vengono confermate da episodi del genere. Poi si lamenta la persona, si viene il sapientone, la sapientona, oh, ma come si va a lavare nel McDonald's, si va a dare una sistemata nel McDonald's, e succedono queste cose qui. Ma come? Canta per strada, oh, invece di lasciarmi in pace, invece di farmi vivere una vita che sto tentando di recuperare in un tugurio, ma me ne vado sicuramente in una realtà migliore, qualsiasi posto è meglio per quanto mi riguarda, me ne vado a breve, non stasera perché devo andare a fare alcune cose mie, mi sono riposato alla Floridiana. Per quanto mi riguarda Napoli, con me e io con Napoli non c'è proprio niente più, si è rotto il feeling, si è rotto quello che non, secondo me non è mai esistito. Io venivo qua perché mia madre mi ha partorito qua, poi per il resto il volta stomaco di tutto, semplici le mie parole, sotto mia responsabilità, fate quello che volete, fate candidate, come si dice, convocatemi, perché poi questo è un mio sfogo personale, magari io lavorassi per una testata giornalistica, convocatemi a parlare, perché poi alla fine non è per la ribalta che io cercavo di farmi ascoltare, era per fare qualcosa di positivo in questo tugurio, una cosa che cade a pezzi, sporca, rovinata, senza manutenzione, ecco, una cosa così metaforica, tugurio. Angelo Grandi, mi prendo sempre le responsabilità, tutto, questo è il mio bagaglio. E ovviamente c'ho la mia borsa militare con lo speaker dentro, perché difficilmente, vabbè, a Napoli non si canta più, ma non deve cantare nessuno, mai più nessuno a Napoli, fino a quando poi la nuova ordinanza darà il via libera a cantare con gli speaker, ma dovrà essere vietato. Fine, questa è una sorta di parecchio sentita diretta, come quelle là che facevano tanto tempo fa, La Vita in Diretta, il reporter della RAI, abbiamo il nostro inviato qui sul posto che fa le riprese. Ma che riprese volete fare? Quasi perde la speranza. Buona serata, Angelo Grande. E la gente inizia, continua anche, c'è pure quello sfottone nei miei confronti perché dico che Napoli è un tugurio. Così. Continuassero a insultare, continuassero a farlo, perché tanto è questo che merita questa gente, fattura mentale. Buona giornata, Angelo Grande, Napoli, Scala, vedete i miei video, vedete tutto, guardate tutto di me, tutto.